41 punti e scudetto al 41esimo parallelo. È la prima volta. La festa può cominciare e Napoli canta, a partire dal suo numero uno, Claudio Garella, che in coppia con la moglie Laura ha inciso la canzone che sentite per la prima volta, in esclusiva per Domenica Spinta. Ma vediamo come sono andate le cose sul terreno di gioco. Napoli avanti tutta, più con foga che con raziocinio. Fiorentina frizzante e pronta a chiudersi davanti alle punte avversarie. Ma niente possono gli ospiti al 29esimo quando Giordano, ancora ottima la sua partita, riesce a scambiare bene con Carnevale, mettendolo nella condizione ideale per battere Landucci. Finalmente esulta anche Fellaino, che segue l'incontro dal sottopassaggio. Ma i viola sono decisi a non partecipare solo come spettatori alla festa azzurra e Diaz al 38esimo viene atterrato al limite dell'area. La punizione ideale per Baggio, che non perdona. E gli ospiti provano anche ad insistere. Al 42esimo, gran tiro di Antognoni, splendida risposta di Garella, Oriali sciupa da buona posizione. Un minuto dopo è Romano a chiamare Landucci ad un buon intervento. La radio ha già dato notizie dell'autorità interista e si va all'intervallo con animo disteso. Ripresa, la partita comincia ad avere meno storia. Quinto, Maradona Giordano Maradona e Landucci è pronto. Poi l'argentino, controllato bene dall'ottimo Gelsi, si esibisce in un questo do di petto, ma trova Landucci ancora a tempo. Il resto è solo un'ansiosa attesa del fischio finale, con un orecchio alla radio e gli occhi al campo. 60 anni, un'attesa lunga, lunghissima, ma la festa è arrivata e lo scudetto si è scusato per il ritardo. Presidente, la prima emozione per la Rai. È una cosa meravigliosa, non so che dire, non so proprio che dire. Sì, la Rai, ho capito che la Rai è una cosa meravigliosa, non so che dire. Tutti siamo investiti di gioia, è tanto bello che non mi pare vero, è tanto bello che non riesco a cogliere la felicità di questo momento. Complimenti a te. Devo dire che è stata proprio la vittoria di una caparbietà, perché era contro tutte le logiche che il Napoli vincesse uno scudetto. Siamo riusciti. Maradona, l'entusiasmo per tutti, anche per noi del TG2. Calma. Per tutti i napoletani. Penso che questa è la festa più grande che ho vissuto nella mia vita. È stato il campionato del mondo, no? Sì, ma non era nel mio paese, no, non era il tifo come questo. Gracias.